Un cordiale saluto ai nostri telespettatori, bentrovati su Napoli TV. Continua il nostro approfondimento settimanale su quello che accade in città, con focus nei diversi quartieri, nelle diverse zone. E quest'oggi abbiamo il piacere di ospitare il presidente della quarta municipalità. Diamo il benvenuto a Giampiero Perrella. Salve, grazie per l'invito e un saluto a tutti i telespettatori. Allora, una municipalità molto vasta che riguarda diverse zone, diverse aree della città di Napoli, anche zone strategiche, tra l'altro zone, come dicevamo prima, a telecamere spente, anche di grande traffico turistico, perché appunto su questa zona insiste sia la stazione di Napoli sia anche l'aeroporto. E partirei proprio dalla stazione, perché siamo comunque tutti molto attenzionati nel vedere come sta cambiando la piazza, quale aspetto sta prendendo, e soprattutto ci chiediamo: ma questi cantieri finalmente quando termineranno? A che punto siamo? Siamo a buon punto, siamo vicini all'arrivo, a giorni proprio inaugureremo la nuova piazza Garibaldi, una piazza completamente riqualificata grazie ai lavori della metropolitana, al progetto di Dominique Perrot. E la cosa ovviamente che gratifica è che tagliamo il traguardo dopo decenni. Il progetto di Piazza Garibaldi è un progetto importante, ambizioso, che ha visto diverse amministrazioni comunali lavorare e seguire tutto l'iter dei lavori. Abbiamo l'onore, diciamo, a giorni di tagliare il nastro di una piazza che sarà riqualificata e che, su cui anche la quarta municipalità ha dato il proprio contributo, perché tutta l'area delle alberature, quindi ex lato Hotel Cavour, ospiterà delle attrezzature per i ragazzi, attrezzature sportive. Proprio quel punto, quell'aspetto del progetto è il frutto del lavoro della quarta municipalità di questa amministrazione che ha avanzato delle proposte migliorative a quello che è il progetto approvato dall'amministrazione anni fa e quindi queste proposte sono state recepite proprio con l'intento di far vivere quella piazza. Piazza Garibaldi sicuramente, diciamo, è un progetto ambizioso, ma al tempo stesso richiede un forte impegno perché abbiamo tanti spazi grandi da gestire e quegli spazi vanno riempiti. Quindi l'idea, l'ambizione è di riempirli di ragazzi, di famiglie che possono vivere la piazza. Viverla Una assolutamente. sfida ambiziosa, non facile, perché sappiamo che poi l'altro tema connesso, strettamente connesso alla vivibilità del luogo è la sicurezza e la manutenzione. Quindi su questo punto la municipalità assieme all'amministrazione comunale stanno vagliando e hanno quasi, diciamo, siglato l'accordo con Metropolitana, per cui Metropolitana nei primi anni si farà carico della manutenzione della piazza e anche della vigilanza e poi si sta provando a chiudere un accordo anche con il centro commerciale di Piazza Garibaldi, perché quando Metropolitana uscirà di scena entreranno in campo i commercianti, gli imprenditori che si prenderanno cura della piazza, perché è una città che guarda avanti. Guarda anche nella consapevolezza che ci sono dei problemi ad assicurare oggi dei servizi sempre efficienti in un luogo così problematico, per cui anche la sinergia tra il pubblico e il privato può aiutare per far vivere meglio le nostre piazze e riqualificarle. È molto importante. Tra l'altro, un'altra iniziativa che vi vede protagonisti, sempre proprio per le strade, è quello di andare ad intitolare delle zone, delle vie, delle strade anche a delle personalità e anche le personalità che non ci sono più. Assolutamente, proprio ieri sera ho firmato il parere favorevole della municipalità alle proposte di intitolazione dei giardini, dei nuovi giardini che nasceranno a Piazza Garibaldi alle vittime del Rapido 904. Un atto dovuto anche da parte dell'amministrazione, dal momento che c'è una lapide ma sta all'interno della stazione centrale, era doveroso che in un luogo rappresentativo che ospita la stazione centrale venisse onorata la memoria di quelle vittime innocenti. Inoltre, il nuovo stazionamento dell'ANM che sorgerà, che già è sorto e che si andrà a migliorare nei prossimi mesi davanti al Bar Messico, sarà intitolato a Rosa Parks, questa attivista e movimento contro appunto l'apartheid. E poi abbiamo il largo davanti al centro nel centro direzionale davanti al nuovo Palazzo di Giustizia che sarà intitolato a Marcello Torre, avvocato vittima di Camorra negli anni Ottanta, che era anche sindaco di un comune della Campania. Quindi, voglio dire, abbiamo anche ricordare la memoria e intitolare luoghi che riqualifichiamo a vittime innocenti, personalità che hanno fatto la storia del nostro pianeta, sicuramente è qualcosa di significativo che vuole sancire anche
un rinnovamento, un cambio di passo anche nella toponomastica per ricordare la memoria di tante persone che oggi non ci sono. Tra l'altro ricordiamo che abbiamo anche nel suo territorio da lei governato anche quello che è un progetto per quanto riguarda l'UNESCO, quindi voglio dire grande riqualificazione e grande attenzione nei confronti delle nostre zone monumentali. Sì, no, devo dire che questa amministrazione della municipalità, assieme all'amministrazione comunale, hanno avuto il merito di far partire i lavori UNESCO. Sappiamo che fino a qualche anno fa c'era addirittura il rischio che questi fondi venissero andassero persi. Siamo riusciti, grazie anche a un grande lavoro di sinergia tra gli uffici del Comune e la Regione, a far partire questi lavori. Oggi noi abbiamo molti cantieri aperti in tutta la città, nel centro storico. L'80% del centro storico ricade nella municipalità di competenza nostra. E abbiamo cantieri aperti un po' ovunque, da San Giovanni a Carbonara, attorno a tutto il vecchio tribunale Castel Capuano. A breve partiranno altri lavori nella zona degli Incurabili, quindi riqualificheremo via Maria Longo, via Settembrini, Porta San Gennaro, su cui c'è un progetto ambizioso perché a giorni partiranno i lavori di restauro del dipinto di Mattia Preti, che è stato uno dei simboli della nostra città, ancora poco conosciuto, stesso dai napoletani che Porta San Gennaro, e sempre su Porta San Gennaro a giorni partirà il progetto di messa in sicurezza dell'area pedonale, che oggi è violata dai motorini. E questo è anche un altro progetto che vede il coinvolgimento di privati. Quindi ritorna l'idea della sinergia tra pubblico e privato, si fa di necessità virtù e si cerca di amministrare nel migliore dei modi, con tanti limiti, ma anche con tanto entusiasmo, un territorio così complicato. Invece in Piazza Carlo III, com'è la situazione delle aiuole che per l'appunto furono Allora, inaugurate? noi su Piazza Carlo III tocchiamo con mano un problema che abbiamo un po' in varie municipalità, che è il problema dei giardinieri. Il comune di Napoli ha difficoltà ad assumere e quindi purtroppo molti giardinieri sono andati in pensione e non sono stati sostituiti. Inoltre in municipalità si è verificata una situazione incresciosa che già ho sentito il dovere di dover denunciare. Perché ho verificato che molti dei giardinieri che avevamo appunto in carico come servizio tecnico non facevano i loro doveri, quindi non andavano a lavorare. Nonostante ci fosse una programmazione di cura del verde, mi sono visto costretto, mio malgrado, a dover presentare una denuncia alla procura. Queste persone sono andate sotto indagine, ed è qualcosa che è stato anche raccolta come notizia dagli organi di informazione, e questi operatori sono stati licenziati. Oggi noi paghiamo anche lo scotto di una battaglia per la legalità, per la trasparenza, perché i cittadini pagano le tasse, hanno il diritto di vedersi assicurati dei servizi e io come presidente, se vengo a conoscenza di persone che non fanno il loro dovere, ho l'obbligo e il dovere morale e giuridico di denunciarlo. Oggi purtroppo la municipalità, anche per effetto di questa denuncia, di questi provvedimenti non a giardinieri, ci stiamo avvalendo del lavoro degli LSU che sono però in carico ai servizi centrali. Gli LSU girano tutta la città, per cui non sempre riusciamo a garantire un intervento puntuale di cura. Proprio in questi giorni si sta lavorando comunque su Carlo III, da un paio di giorni sono iniziate le opere di rasatura delle aiuole, di manutenzione del verde orizzontale. È chiaro però che rispetto a qualche anno fa facciamo fatica ad assicurare un intervento puntuale. D'altro canto però va detto che ci sta un lavoro, come dicevo anche all'inizio, di rifacimento delle strade, riguardano anche le cosiddette strade, appunto la stessa Via Foria, che quando piove, perché in questi giorni abbiamo avuto un gran maltempo, la stessa zona antistante, diciamo, al centro direzionale tendono ad allagarsi e non poco. Sì, sono questioni diciamo connesse ma anche un attimo separate perché il tema diciamo della manutenzione delle caditoie, delle fogne è un servizio che è in carico all'ABC da alcuni mesi, non più in carico ai servizi municipali. L'ABC sta cercando di superare un attimo il gap iniziale dovuto all'organizzazione di un servizio che non era a suo carico. Stiamo intervenendo gradualmente su varie strade, alcuni giorni fa siamo intervenuti appunto su via Settembrini. Interverremo su altre strade, via Foria, a ridosso del centro direzionale, su cui ovviamente registriamo anche un problema di carattere geologico perché c'è una falda acquifera molto alta, per cui in occasione di piogge particolarmente intense tende poi ad allagarsi. Quindi ci sono problemi anche di carattere un po' più strutturale. Sulla cura delle strade, sulla manutenzione, devo riconoscere un lavoro importante che abbiamo fatto.
La quarta municipalità è una delle poche strade che ha chiuso una, tra virgolette, una convenzione con Open Fiber. Open Fiber ha, in questi anni, diciamo, ha scavato in vari punti della città per far passare la fibra ottica. Abbiamo chiuso un accordo con Open Fiber per cui laddove Open Fiber ha lavorato sulle nostre strade, sulle strade più dissestate, è intervenuta rifacendo completamente il manto stradale. Noi in 3 anni abbiamo rifatto oltre 20 strade, quindi completamente riasfaltate. Altre ne faremo nelle prossime settimane, a partire dalle strade a ridosso del centro direzionale, ma anche a ridosso del Vasto come via Milano. E quindi ai lavori UNESCO che già comportano una riqualificazione, abbiamo associato degli interventi, pur non avendo grandi risorse economiche, grazie appunto a questo accordo con le ditte, con le imprese, con gli enti che lavorano sui nostri territori, anche per mettere un attimo un fine, un freno allo scempio degli anni passati in cui qualsiasi ente interveniva, apriva la mattina un cantiere con una semplice comunicazione e poi non ripristinava a regolare d'arte il manto stradale, per cui se oggi molte strade della città versano in condizioni penose anche perché si è consentito per anni a tanti enti di lavorare senza poi controllare la qualità dei lavori che venivano effettuati. Noi non solo cerchiamo di controllare, ma obblighiamo molti enti a ripristinare completamente il manto stradale. Quindi, insomma, su questo un lavoro è stato fatto. Mi rendo conto, la municipalità è grande, ogni cittadino vorrebbe l'intervento sotto casa, non sempre è facile assicurarlo, però. Anzi, vorrei anche ricordare i lavori che sono ancora in corso, in atto sul corso meridionale, che è una strada importante di collegamento tra Piazza Garibaldi e centro direzionale. I lavori, si completeranno tra alcune settimane, anche lì con il rifacimento completo del manto stradale. Insomma, alcuni lavori importanti li stiamo mettendo in cantiere, altri già li abbiamo fatti. Presidente, ci sono iniziative in programma per il Natale, sarà allestito un Noi programma? abbiamo, no, noi abbiamo, stiamo lavorando a un programma proprio diciamo in queste settimane. Ci saranno sicuramente, noi abbiamo il privilegio di ospitare il centro antico, quindi il Certo. Natale è quasi tutto l'anno, abbiamo Certo, è San Gregorio vero. Armeno, la fiera. Noi abbiamo proprio Avete inaugurato inaugurato la fiera, alcune sì. settimane fa la presenza, oltre che del vice sindaco, del presidente della Camera Fico, la fiera appunto natalizia di San Gregorio Armeno, che è la fiera storica più famosa al mondo, Certo. natalizia. E quindi il Natale si svolgerà prevalentemente nel centro storico, abbiamo concerti nelle chiese che stiamo organizzando, a giorni avremo le luminarie che inaugureremo in tutto il centro antico, oltre alle luminarie che porteremo anche nelle zone che non sono il centro Al centro, storico. periferico. Esatto, e poi stiamo raccogliendo le istanze di numerose associazioni che intendono organizzare Delle programmi per il manifestazioni. Natale. Purtroppo il fatto di avere tanti cantieri ancora aperti non ci consente di Limita un po' lo riempire nel migliore dei spazio, certo. modi le nostre piazze, perché ad esempio abbiamo una piazza simbolo che è Porta Capuana, che è comunque in parte riqualificata, in parte ospita ancora un cantiere. Quello spazio così grande potrebbe essere utilizzato per tante attività, però la presenza del cantiere, anche per motivi di sicurezza, in qualche modo ci limita. Contiamo per il prossimo anno di avere tante altre piazze disponibili e di mettere in campo un programma sempre più ambizioso. Siamo in chiusura, domanda politica, che cosa sta accadendo con questa apertura di cui si è parlato a Forza Italia che ha fatto anche un po' arrabbiare il sindaco? Che cosa è successo? Faccia il punto, visto che l'abbiamo qui. No, allora il tema è questo. Per 3 anni e mezzo in qualche modo abbiamo portato avanti i lavori della municipalità, pur con le varie dinamiche politiche che a volte portano strada facendo a perdere pezzi nella maggioranza, altri riusciamo a recuperare. Ho registrato però negli ultimi mesi delle oggettive difficoltà, perché se il gruppo più rappresentativo della municipalità, che è il gruppo DEMA, inizialmente composto da 10 consiglieri, si riduce a 4/5, mi viene meno una fetta consistente della maggioranza. Noi abbiamo il dovere di assicurare il governo del territorio, l'approvazione di delibere importanti nel consiglio di municipalità, perché a molti cittadini sfugge un particolare, che le municipalità non è che comanda il presidente come nella giunta comunale c'è un sindaco che delibera la giunta. Il presidente del consiglio della municipalità, gli atti importanti li approva il consiglio e lì serve una maggioranza e talvolta serve una maggioranza qualificata, per cui ho necessità di costruire una maggioranza sempre più ampia, laddove mi rendo conto di non avere i numeri per poter governare e a
a distanza ormai di un anno e mezzo dal termine del mandato, ho lanciato, mi sono sentito di lanciare un appello a tutte le forze consiliari, maggioranza e opposizione, di un accordo istituzionale, di un governo di scopo per l'ultimo anno e mezzo di consigliatura che andasse al di là delle appartenenze e che mettesse in campo un grande sforzo di responsabilità, di buonsenso da parte di tutte le forze politiche. Ripeto, maggioranza e minoranza, quindi non solo Forza Italia. L'appello è stato fatto a tutte le forze della municipalità, vediamo chi aderirà a questo appello, dopodiché faremo un attimo il punto, voglio dire, però la politica impone anche determinate scelte che vanno nel senso della responsabilità, perché al territorio va a garantire un territorio. Io in questi anni mi sono reso conto che poi, al di là delle differenze politiche, probabilmente sono più marcate a livelli un po' più elevati, nelle municipalità il cittadino alla fine vuole che tu garantisci i servizi essenziali, delle diatribe certo. politiche, del giochetti politici, destra, sinistra, ti interessano poco. Tengono al governo del territorio e tengono che determinati servizi gli vengano assicurati. Se un consiglio di municipalità, lo ripeto, non è in grado di poter oggi, per motivi numerici, deliberare provvedimenti importanti, il presidente ha l'obbligo morale nei confronti del territorio di provare a creare le condizioni politiche perché il consiglio e la municipalità possa funzionare. La ringraziamo presidente di per nulla. Essere stato nostro ospite e per aver dato tutte queste informazioni ai nostri telespettatori e concittadini. Grazie a voi. Le auguriamo buon lavoro. Grazie.